dei grandi capitoli della psichiatria è che è di difficile comprensione per gli non addetti al lavoro, ma nello stesso tempo che attira la curiosità in senso positivo, l'interesse per meglio comprendere, è quello della schizofrenia. La persona che soffre di una schizofrenia ha una rottura del rapporto che esiste fra quello che lui sente di essere e la realtà. C'è una frattura fra l'individuo e la realtà. La schizofrenia è spesso un esordio precoce, giovanile, adolescenziale. La maggior parte degli disturbi schizofrenici si manifestano prima dei 20 anni o attorno ai 20 anni, con dei segnali retrospettivamente evidenti, ma non così facili da individuare già negli 15-16 anni. E i disturbi, appunto, che più frequentemente vediamo sono dei disturbi legati alla difficoltà a mettersi in relazione con la realtà e concretamente la difficoltà a mettersi in relazione con l'altro, con gli altri, con i coetanei, con la famiglia. Uno dei primi segnali è proprio a volte questo, una rottura anche nei rapporti normali che si hanno con la famiglia. Sono dei giovani che si chiudono in se stessi, che magari leggono molto, magari non magari spesso molto intelligenti, ma che hanno una difficoltà a entrare in relazione col mondo, a entrare in quello che è il normale vivere di tutti i giorni. Cioè la vita viene vissuta come qualcosa di pesante, come qualcosa che non dà soddisfazione, e questo si avvicina in parte alla depressione come sintomatologia, ma a questo si aggiungono queste fratture a livello cognitivo, cioè di comprensione delle cose. Man mano si manifestano dei disturbi nel comprendere, nell'esercitare gli aspetti della conoscenza delle cose, quindi abbiamo degli scambi, delle interpretazioni riguardo a quanto avviene che si modificano pian piano, quindi abbiamo quelli che poi possono essere definiti dei deliri, cioè delle idee che dal punto di vista oggettivo da parte di un gruppo sociale, delle idee che non stanno in piedi, per rendere più chiara, molto semplice la definizione. L'altro fenomeno che è spesso associato, ma non è indispensabile per la, che sia sempre presente, sono anche le allucinazioni nella schizofrenia e nelle psicosi. Le allucinazioni vuol dire vedere delle cose che gli altri non vedono, sentire delle voci, dei suoni, dei fruscii che gli altri non sentono, ma di cui la persona che ha questo disturbo è convinto che esistano. Questi due aspetti più evidenti, più clamorosi, che non sono la sostanza stessa della schizofrenia, ma che rappresentano i problemi di chi ha una schizofrenia, sono da collegare anche non semplicemente come segno di schizofrenia, ripeto, ma come indizi di quali sono i problemi che queste persone hanno. Cioè nel delirio si manifesta una ricostruzione della realtà che in un modo o nell'altro la persona ha bisogno di fare come o protezione o come fuga o come qualcosa che le permetta di ritrovare un suo mondo, perché quello in cui vive non lo è capace di trovarlo. Quindi si ricostruisce un mondo, purtroppo il più delle volte è un mondo molto più angosciante tutto sommato, ma che se non altro permette a queste persone di viverlo come loro vogliono e di non subirlo. Quindi la schizofrenia è qualcosa di molto complesso sicuramente, non facile da descrivere, che ha nel suo decorso possibili esiti molto diversi. Sappiamo di un 30-40% di persone che possono uscire dalla schizofrenia, avere un episodio, più episodi e poi uscirne. Ce n'è un 30% che mantiene una situazione discreta ma con delle ricadute, e abbiamo circa un 30%, un terzo di chi ha presentato una schizofrenia che purtroppo evolve in una situazione di cronicità, di situazione di sofferenza che dura nel tempo e che è sicuramente uno dei grossi problemi della psichiatria, perché nonostante appunto i numerosi studi, i numerosi interventi, non si è ancora riusciti a dare un grosso, una grande risposta a questo ambito.